Un calcio alla violenza, un'iniziativa che la Grande Mela porta avanti, ha presentato in collaborazione con l'Hellas Verona Woman, calcio femminile per non dare adito a sbagli, e avete voluto dare una mano al telefono rosa in modo da poter far capire, sostenere soprattutto queste iniziative. Centro Commerciale Grande Mela in primo piano, Marco Cigottini, direttore. Sì, sicuramente è un progetto che abbiamo sposato per la volontà di portare avanti quello che è una visibilità che secondo noi serve ancora di più a quello che è la violenza contro le donne, proprio perché il centro commerciale di Grande Mela è sicuramente una realtà importante del territorio veronese e non, e quindi fondamentale per noi la collaborazione con il territorio, in questo caso Telefono Rosa Verona, ma come Hellas Verona Woman, quindi sono due partner del progetto, è un progetto che abbiamo lanciato e adesso stiamo portando avanti, e vedrete un attimino come poi sarà sempre migliore la situazione, perché comunque la volontà è proprio quella di dare visibilità maggiore possibile a quello che è il progetto e quindi quello che sono le realtà sia del calcio femminile sia di quello che è Telefono Rosa, quindi anche quello che però ha la finalità di dare un vero calcio contro la violenza. Le ragazze protagoniste in campo, ovviamente a Grande Mela e protagonista con iniziative nel centro commerciale? Sì, abbiamo un'iniziativa, ovviamente il progetto prevede vari step, inizieremo con delle manifestazioni all'interno del centro commerciale durante le quali daremo la possibilità ai nostri clienti di tirare un calcio di rigore contro la violenza, in cui quindi per ogni rigore tirato doneremo un euro al telefono rosa e regaleremo al nostro cliente quello che è il pallone dell'iniziativa. Successivamente invece andremo a creare con anche la partecipazione delle ragazze della Verona Woman, un calendario per il 2019 in cui la figura femminile non è più vista come una figura come bellezza eterea, ma proprio una figura sia sportiva, in questo caso per le ragazze non sportive, ma proprio contro la violenza sulle donne. Quindi è un insieme. Il tutto verrà poi presentato durante una sfilata di moda che terremo il 28 di ottobre all'interno del centro commerciale, dove parteciperanno anche le ragazze dell'Hellas Verona Woman. Quindi da atlete diventeranno anche protagoniste della sfilata? Saranno delle indossatrici, in questo caso d'eccezione, perché poi proprio è una questione proprio fatta sia sportiva che comunque anche del fatto che la femminilità non è solo esclusivamente bellezza, ma è proprio una femminilità completa a tutto campo.